Ciao Maurizio, buongiorno, benvenuto a questa puntata di Fit Talks. Maurizio Zaccaria, Smart Innovative Sales Senior Manager di Smart. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a te Luca. E sei a casa, immagino, siamo ancora ufficialmente a pochi giorni dallo sblocco del lockdown, poi si vedrà cosa succederà in questa seconda fase. E come stai lavorando, come stai gestendo un po' tutte le tue attività con società provider di mobilità, aziende, insomma, difficoltà e vantaggi. Raccontami un po'. Sì, naturalmente a distanza, quindi vantaggi, diciamo, Certo. di per sé senz'altro no, non una situazione richiesta, però una situazione che giustamente stiamo cercando di gestire nel migliore dei modi. Il canale, detto fra noi, di interlocuzione con tutti quelli che possono essere i nostri clienti, provider, companies, ovviamente continua, ciò che non si vede in questo momento, dati di mercato alla mano e lo scarico a terra, ovviamente, ma nulla, nulla ci impedisce di continuare ovviamente a lavorare su una situazione che si verrà a concretizzare, diciamo, in un prossimo futuro. Certo, ma io come giornalista in questo periodo mi sono saltate tantissime presentazioni di vetture, perché ovviamente insomma, quello che è il comparto degli eventi è switchato a data da destinarsi. Per quanto riguarda voi, vi è saltato qualcosa di particolare? Siete riusciti a gestire tutto? Ma diciamo che il lancio della Smart Facelift, lo switch al Pure Electric di Smart, che era stato annunciato al Salone di Francoforte dell'anno scorso, è avvenuto alla fine del mese di gennaio. Quindi, per quello che riguarda la presentazione ufficiale al mercato, concessionarie companies, questo ha avuto modo, diciamo, di essere. Naturalmente, ciò che è venuto meno in questo momento di lockdown, in questo periodo di lockdown, è la realizzazione di una serie di attività sia nazionali che locali che ci avrebbero visto protagonisti. Ovviamente anche la manifestazione che avevamo, diciamo, con il mondo Fleet in ballo è slittata, ma naturalmente ripeteremo la questione nel momento in cui si potrà, insomma. Questo te lo prometto e ve lo prometto, cercheremo di fare il possibile ovviamente. Questo periodo un po' ci tiene in forma, un po' una palestra digitale un po' per tutti, quindi sia per quanto riguarda sia sul fronte modalità di lavoro che dei processi anche di retail. Pensi che si sposterà un po' tutto anche l'acquisto delle vetture, il noleggio sempre di più sul digitale in futuro o è solo un momento? No, no, io credo molto in questa cosa. Diciamo che il settore dell'automotive ha vissuto per lungo tempo, diciamo, in una fase, diciamo, in un immobilismo abbastanza consolidato, no? Una tradizione molto fissa e ferma su se stessa. Già nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo, si era visto un certo movimento verso i canali digitali e verso anche forme di acquisto differenti. Quindi questo non ha fatto altro che probabilmente amplificare quello che è un trade-off fra l'online e l'offline, ancora una relazione che si parla, perché naturalmente alcune situazioni devono ancora essere concretizzate in salone o comunque fisicamente, ma indiscutibilmente questo è un momento di sviluppo verso i canali online, sia dal punto di vista della promozione, ciò che in questo momento stiamo facendo, amplificando i nostri messaggi, sia legati al prodotto che ai servizi, in particolare della mobilità elettrica sul fondo digitale e social, ma anche nelle attività di vendita vere e proprie, quindi non soltanto proporre i nostri showroom attraverso i nostri showroom virtuali e online cosa abbiamo a disposizione, ma anche delle modalità, perché no, fino a di acquisto della vettura attraverso esclusivamente il canale digitale. Certo, adesso ti chiedo di prendere la palla di cristallo e di provare a commentarmi i risultati di un'indagine Ipsos su un campione di pubblico cinese, ovvero è uno stato sociale diverso, ovviamente con caratteristiche diverse. Loro stanno uscendo, sembra, da questa situazione di emergenza, da questa pandemia, e si parla di un allontanamento delle persone da quelli che sono i mezzi pubblici, dalla condivisione delle vetture, per spostarsi verso un mezzo a utilizzo personale, quindi vettura di proprietà oppure un noleggio privato, eccetera, eccetera. Tu pensi che questo possa essere la mobilità di domani anche qua, oppure sarà soltanto una fase? No, no, io ci credo molto, nel senso il trend evolutivo del concetto di mobilità intesa come risposta, no, all'esigenza di mobilità, è un ongoing, quindi qualcosa di dinamico. Questa situazione sta amplificando un certo tipo di atteggiamento e sta, lasciami dire, spostando
alcune attenzioni, alcune esigenze verso un altro lato. Nel caso specifico, seguo il ragionamento sia legato al mondo dello sharing, probabilmente, che all'utilizzo di mezzi pubblici, verso un orientamento, lasciami dire, indipendentemente dalla proprietà, ma ad un utilizzo esclusivo del mezzo, quindi senz'altro Certo. l'acquisto della vettura, oppure ecco, dei noleggi a lungo termine che permettono alla persona di sfruttare il proprio mezzo a proprio piacimento e quindi evitando i sintomi, diciamo, di quelle che possono essere le paure e quelle che possono essere, diciamo, i momenti di condivisione degli spazi e degli strumenti, no? Quindi sotto questo punto di vista, senz'altro. Parimenti, anche la modalità di acquisto che noi avevamo già riscontrato particolarmente sensibile al mondo del noleggio subirà, a mio avviso, una ulteriore amplificazione, per cui questo è senz'altro un elemento che ci consentirà di trovare soluzioni più moderne, più innovative, più dinamiche a quelle che sono le mutate esigenze da parte dei nostri clienti, sia che siano privati, sia che siano clienti di business. Certo, questa situazione, secondo te ci sarà una spinta verso le motorizzazioni sostenibili? Lo chiedo a voi che siete in qualche modo avanti rispetto agli altri. Voi avete fatto una scelta importante sia da un punto di vista della linea di prodotti che anche delle soluzioni che offrite insieme ai prodotti. Per gli altri sarà una spinta ulteriore o in generale o... Io credo veramente sì, nel senso che l'ulteriore probabilmente spinta verso una mobilità privata non può non andare verso una mobilità sostenibile. Quindi, a parte la nostra scelta radicale, unici al mondo ad aver tradotto, diciamo, un intero brand da combustione interna a mobilità elettrica, è soltanto, diciamo, una estremizzazione del concetto, ma ovviamente tutte le case devono andare in quella direzione perché questa sembra essere la domanda da parte del mercato. Quindi, senz'altro, questo sarà un momento evolutivo che ci vedrà protagonisti, anche per assicurare, diciamo così, una sostenibilità, diciamo così, ambientale, che si abbina all'esigenza di mobilità da parte della clientela. Ok, un ultimo commento, volevo chiederti se ti sei posto la domanda come cambieranno le esigenze dei miei interlocutori, delle aziende. Secondo te cambieranno, come cambieranno? Ma diciamo che probabilmente la risposta a questa domanda è nella risposta precedente, cioè comunque verso una convergenza su soluzioni di mobilità sia legate ad una mobilità ecosostenibile, quindi più elettrica, sia che sia plug-in che sia puramente elettrica, ma anche a soluzioni di servizi che vanno in quella direzione. Quindi cercare di creare un ecosistema che metta assieme l'esigenza del cliente con delle risposte che vadano in questa direzione di sostenibilità ambientale e di sicurezza, lasciami dire, nell'utilizzo della vettura. Grazie Maurizio, sei stato gentilissimo, speriamo di vederci presto ai prossimi eventi FLIT e buon Assolutamente. lavoro e in bocca al lupo per tutto. Ciao. Grazie mille, in bocca al lupo a tutti, grazie. Ciao.